adesso dico una cosa cattivissima. A proposito dell'idea di comunità. Per la piccola idea di comunità che c'è con Dirsi, in questa serata in cui eravamo in 11, ci siamo tutti abbastanza, chi più chi meno, tranne te che hai portato a tavola le sarde, prestati al fatto che al tavolo ci sarebbe stata con noi una persona vegana. Questa persona non è arrivata! Quando succedono queste cose all'interno di una comunità, diventa un po' difficile poi pensare che sia giusto mettere da parte le proprie esigenze, i propri desideri, i propri modi di stare al mondo per l'altro, quando poi capace che l'altro ti tradisca, si disinteressi. Vabbè, non l'hai mai detto male, però. Però era ovviamente detto in tono provocatorio questa cosa. Nel momento in cui per accogliere e fare e sentirsi parte di una comunità magari ci si nega qualcosa, è un negarsi mangiando comunque di più che dignitosamente, no? Ci mancherebbe. Ma succedono queste cose, però in un'assemblea di comunità, cioè, ci si dice le cose in faccia anche quello che non va. Ma chicca, dal movimento maoista il movimento curdo ha preso l'esperienza e mantiene di critica e autocritica. Cioè, ci sono in alcune situazioni di vita comunitaria, di lavoro comunitario, ogni 2-3 giorni o una volta alla settimana ci sono delle sessioni dove in maniera totalmente orizzontale tutti quanti si è insieme e si dice a una persona, più persone, quello che non va. Critica e poi si fa anche un'autocritica, anche la persona viene fatto. E questo serve per la crescita, non per affossare una persona. Noi questo l'abbiamo provato a utilizzare, abbiamo fatto un progetto europeo e abbiamo cercato di mettere in pratica questa critica e autocritica, però l'abbiamo declinato nell'esperienza di questo progetto. Eravamo 2 settimane, un gruppo di 30 persone insieme, e come l'abbiamo declinato? L'abbiamo declinato che solo chi voleva partecipava e la persona che riceveva le critiche non poteva rispondere per 24 ore e comunque per pensarci, e poi tutte le critiche date dovevano essere nell'ottica di comunque di una crescita. Scusa, ma che livello comportamentale? Di comportamenti di vita comunitaria. Ma poi su scala maggiore può essere anche una critica di una campagna politica, così via. Sì, ci deve essere la critica, se quando è sana, sì.